2 giugno ricorda ciò che il 2 giugno 1946 è accaduto in Italia. Si è tornati a votare dopo 20 anni, hanno votato per la prima volta le donne, si è scelto tra la Repubblica e la Monarchia e si è votata un'assemblea costituente che nei mesi successivi scriverà la nostra Costituzione. Di fatto, quella data, 2 giugno, è la data di nascita della nostra storia democratica e repubblicana. Le elezioni, nonostante da tanto tempo non ci fossero, avvengono in forma regolare. La Repubblica vince con uno scarto non molto alto, con il 54% dei voti contro il 46%. Qui a Torino ci sono dei risultati più lusinghieri per la Repubblica, il 61%, nel Piemonte, nel seme del Piemonte il 57%. Inizia una storia nuova. Ma ripeto, sono anche i giorni in cui, è anche il giorno in cui si vota per l'Assemblea Costituente. E nell'Assemblea Costituente vengono eletti due schieramenti, uno di sinistra, socialista e comunista, e uno moderato, cattolico, legato alla Democrazia Cristiana, con un risultato quasi paritario. Ecco, la grandezza di quello che accade dopo nasce dal fatto che figli di quella scelta democratica e repubblicana, quei due schieramenti contrapposti, diversissimi per ideologia e per impostazione, scrivono insieme le regole della nostra Costituzione. E sono delle regole fondamentali. Perché nella nostra Costituzione, proprio a specchio di quella duplice anima di chi l'ha scritta, ci sono da un lato i diritti civili, ciò che lo Stato non può fare al cittadino, non può togliermi la libertà, non può impedire di iscrivermi a un partito, a un sindacato, di muovermi sul territorio. E questi sono i diritti per i quali si è battuto il pensiero liberale dal 1789 in poi. Dall'altra ci sono i diritti sociali, ciò che lo Stato fa per il cittadino. Deve garantirvi l'istruzione, il lavoro, la casa, l'assistenza, la previdenza. E questi sono i principi per i quali si è battuto il movimento operaio. La grandezza della nostra Costituzione sta nell'avere sintetizzato queste due anime diverse, l'avere messo insieme la tradizione liberale e la tradizione del movimento operaio. E questo fa della nostra Costituzione ancora oggi un modello quasi ineguagliato, sicuramente da conservare e da rispettare. Buon 2 giugno.